arrivò il 13 di gennaio una mail da Marco Carrai, mail molto sintetica, me la sono trascritta, diceva: solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti se possibile e nel rispetto dei ruoli per una risposta. 13 di gennaio. Lui riceve sollecitazioni oppure indipendentemente le fa? E che ruolo ha in quel momento Marco Carrai? No, la mail che ricevetti diceva: ti scrivo solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti, se possibile, e nel rispetto dei ruoli reciproci, quindi sollecitato una risposta, mi è stato chiesto. Ovviamente la mia prima reazione fu di pensare chi poteva aver chiesto questo sollecito al dottor Carrai. Mi venne naturale in qualche modo escludere la banca, perché con la banca avevamo un rapporto aperto, eravamo in costante contatti. Comunque, per farla breve, decisi di non richiedere nessun chiarimento. E lo feci semplicemente perché non volevo aprire altri canali di comunicazione. Avevo detto che il mio canale di comunicazione, la mia risposta, andava esclusivamente alla banca, e risposi a Carrai dicendo che ok, stiamo lavorando, ti confermo che stiamo lavorando, quando avremo finito le nostre analisi contatteremo i vertici di Etruria e daremo loro una risposta. Quindi per me il canale era ovvio ed era quello banca, nient'altro. Il sollecito in lingua italiana è la continuazione di una richiesta già fatta. Quindi fondamentalmente o Carrai parlava in nome e per conto, siccome lei era stato interessato, ci ha dato anche le date, da una richiesta esplicita degli amministratori di Banca Etruria, da una richiesta esplicita senza usare l'imperativo e quindi attraverso cortese, diciamo, c'è un tentativo di influenza cortese da parte del ministro Boschi, è uno dei due per forza è l'antesignano del sollecito di Carrai, terzo non dato, giusto? Io sono una persona di numeri e di fatti, non faccio. Ma questi sono numeri, sono due che gli avevano chiesto, quindi. Ho letto la mail, come ho detto, non ho voluto nemmeno approfondire, mi sono limitato ad andare avanti. Comunque non c'erano terzi che gli avevano chiesto, non poteva essere un sollecito da parte di un terzo, solo questi due gli avevano chiesto di intervenire, giusto? Sì, poi c'era anche, credo, stessa Banca d'Italia, comunque sapeva che difficilmente si servirebbe di Carrai, a occhio, insomma, conoscendo il dottor Barbagallo non lo vedo che vada Carrai a dire: vabbè, dai, manda questa mail, va bene.